Me lo eh, a... buongiorno, buongiorno signora, buongiorno, congratulazioni da parte di tutti noi della pediatria, del dipartimento materno infantile, dell'ostetricia, della ginecologia, a voi e alla vostra famiglia. Grazie, grazie mille anche, come anche è nata ed è già la bimba dei record. Ve la presentiamo, lei è Maria Mariam, la duemillesima vita che ha visto la luce qui all'ospedale All'Angelo. La piccola pesa poco più di due kg e mezzo e gode di ottima salute insieme alla giovane mamma ventunenne enne Maisha, di nazionalità bengalese, come il marito di 32 anni, che nell'assistere alla nascita della sua primogenita ha pianto di gioia. Lei Adesso è tranquilla, sente tutto quanto. Siamo felici qua, tutto quanto e sopra. Soprattutto felice di dove c'è i buon dottori. E con Maria ecco il piccolo Elia, 3,15 kg nato subito dopo. Con lui l'ospedale di Mestre ha aperto il traguardo delle 3000 nascite per la gioia del papà Giovanni Capostagno e naturalmente della mamma ostetrica nella stessa struttura. Ho partorito stanotte, è andato tutto bene, un po' sapevo quello che mi aspettava perché lavorando qua, insomma, so. Eh, però è stata comunque un'emozione fortissima, è eh, una cosa indescrivibile, siamo proprio felici. L'ospedale dell'Angelo è tra i poli d'eccellenza nella sanità veneta con l'importante reparto di terapia intensiva neonatale e poi entriamo in gioco noi che se possibile conosciamo le mamme anche prima della nascita, accogliamo i bambini e un lavoro preziosissimo lo fanno le infermiere e le purecoltrici del nido che le accompagnano insieme all'altro personale all'allattare il proprio bambino e a diventare mamme, soprattutto le mamme che lo sono per la prima volta. E subito dopo le nostre interviste sono nati altri bimbi. Siamo già al 2005, ci rende molto soddisfatti di questo risultato che è un risultato di una crescita che l'Ospedale All'Angelo sta facendo soprattutto in questi ultimi anni. Questo è chiaramente motivo di soddisfazione per me, ma soprattutto è motivo di soddisfazione che voglio assolutamente condividere con i miei collaboratori.